Classico appuntamento di fine anno per la Lega Wisp Ciclismo di Prato, l'appuntamento per fare il punto della situazione, per dare gli auguri anche di Natale per dare l'appuntamento anche al 2017. varie le persone intervenute che abbiamo anche sentito e li sentiremo proprio nelle interviste tra pochi istanti, vari anche coloro che sono stati premiati. Sono state premiate le società, sia quelle provinciali per punteggio, i vari campioni provinciali per la mountain bike, quelli, eh, le squadre per il campionato provinciale mountain bike e anche le società per vari motivi e un riconoscimento particolare anche per Alessandro Maggini per aver realizzato il record dell'ora, ovviamente per quanto riguarda gli amatori, il primo ottobre del 2016 proprio in pista a Montichiari, dalle sue parole abbiamo sentito anche il grande sforzo a cui è stato sottoposto, ma anche la grande soddisfazione che ne ha ricavato un buon numero di partecipanti a questa che sta diventando ormai una piacevole tradizione, quindi andiamo a sentire chi ha accompagnato la serata. Ariana Nerini, presidente della Wisp di Prato, questa della festa provinciale del ciclismo ormai è una piacevole tradizione. Sì, tutti gli anni ci troviamo qui per le premiazioni, per stare tutti insieme in allegria e mangiare anche un bocconcino offerto appunto dal circolo. Una bella serata, tantissime persone con un po' di nostalgia per Arianna perché questo sarà il suo ultimo appuntamento come presidente. Sì, eh, purtroppo devo dire perché un po' mi dispiace lo dico con tutti gli appuntamenti, questa sarà il mio ultimo, la, mia, la mia ultima festa del ciclismo perché dopo due mandati la WISP da statuto io non posso essere rinnovata come presidente. Se volessimo provare a tracciare un bilancio di questi otto anni o di comunque come sta il ciclismo WISP nella provincia di Prato cosa potremmo dire? Devo dire che insomma le attività ce ne sono moltissime, tutti gli anni trovano qualche altra attività da, da mettere su, con anche molte difficoltà, però voglio dire che il gruppo dirigente è un gruppo comunque coese, è un gruppo che si sta divertendo e credo che se il passato è andato bene il futuro sarà ancora meglio. Magari possiamo dire che l'Interlanda pratese è bello fertile per quanto riguarda il ciclismo, quindi in un certo senso possiamo dormire sonni tranquilli? Assolutamente sì. Mario Innocenti, responsabile del cicloturismo a livello regionale, questa sera la festa del ciclismo Pratese della WISP. Eh, pratese è sicuramente una di quelle associazioni che rientra benissimo nel vostro spirito. Sicuramente, dunque noi siamo molto ehm, contenti di essere qui questa sera perché abbiamo molte società della zona di Prato che frequentano il cicloturismo. E quindi vogliamo essere vicino a loro perché vogliamo aiutare sempre le società affinché possano affrontare un 2017 con, con, tanto, con tanta passione cicloturismo forse è l'ottica migliore per affrontare il ciclismo quando non è più agonismo e soprattutto anche per godere delle bellezze della Toscana e non solo. No, ma noi abbiamo dei posti fantastici, abbiamo l'opportunità di poter viaggiare nella nostra Toscana meravigliosa. Mare, monti, montagne, abbiamo di tutto. Quindi voglio dire, il cicloturismo è l'attrezzo la, la, idoneo perché questo possa far viaggiare le persone e vedere veramente quello che lo circondano. Poi non solo, abbiamo anche la possibilità di assaggiare le meraviglie de, della Toscana per quanto riguarda i cibi, per quanto riguarda le, 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 le specialità. Quindi dire, è tutta una, una, una cosa che per il cino turista è, è, una, è una gioia quando monta in bicicletta e, e, e va dove sono organizzate queste manifestazioni con ristori, con tutte le pre, prelibatezze della, della regione. Lo possiamo dire che la Toscana parte un po' avvantaggiata in questo? No, sicuramente parte avvantaggiata, ma noi siamo i meglio in tutto, quindi godiamoci di questa nostra preferenza. Ecco. Se magari il ciclismo agonista, quello vero e proprio, ah, va a fasi alterne, a qualche momento un pochino più di stasi, possiamo dire che invece il movimento cicloturista va bene, sta crescendo, è florido. No, ultimamente negli ultimi cinque anni ha fatto un balzo incredibile di qualità, ma non solo, ma le società hanno cominciato a organizzare come veramente Dio comanda, cioè cosa vuol dire? Vuol dire ristori molto, molto abbondanti, e ci sono docce per tutti, c'è cioè un'organizzazione perfetta, no? Veramente sono cresciuti tantissimo. Questo non solo a Prato, eh, un po' in tutta la regione. Eh, hanno capito cosa vuol dire dover fare cicloturismo e cosa vuol dire servire il cicloturista. Il cicloturista ha bisogno di avere anche la sua doccia, eh, il suo momento di riposo, il suo, eh, i suoi massaggi e tutto quanto. Quindi, sì. Onore al ciclo amatore, ma onore anche al cicloturista. Come si rapportano le amministrazioni con il movimento del cicloturismo? Capiscono che è un'occasione importante da sfruttare per il turismo o ancora non troppo? No, voglio dire forse lo capiscono, ma probabilmente il fatto è che manca l'economia. Mancando l'economia evidentemente devono fare degli sforzi incredibili perché riversare qualcosa nel turismo è diventato difficilissimo oggi. Dobbiamo in qualche modo arrangiarsi tra di noi e di questo le società sono veramente assolutamente brave perché in qualche modo insomma, sbarcano il lunario diciamo così. Alberto Pagnini, vice responsabile per la mountain bike per quanto riguarda la Wisp di Prato, una Wisp di Prato viva e lo si è visto anche questa sera. Sì, come tutti gli anni questa è l'occasione per la nostra Lega di ringraziare tutte le nostre società e tutti i nostri atleti per aver partecipato e organizzato tutta la nostra attività all'interno della Lega Ciclismo di Prato. Quindi è un nostro onore, è un nostro piacere far sì che in qualche maniera la nostra Lega ringrazi e dia merito a chi ci aiuta a portare avanti questa Lega. Provando a dare un'occhiata al 2017, cosa ci possiamo aspettare per l'anno prossimo? Per l'anno prossimo, in calendario come del resto per tutti gli anni, avremo la possibilità di offrire ai nostri atleti e a tutti coloro che ci vogliono seguire attività su strada, attività in mountain bike, attività cicloturistica amatoriale e la possibilità di partecipare a delle manifestazioni organizzate da società veramente competenti, con percorsi veramente interessanti e piacevoli da, da fare e quindi diamo la possibilità a tutti quanti vogliono di partecipare alle nostre manifestazioni. Livio Santini, presidente onorario del Comitato Provinciale Pratese, trova dei cambiamenti dal 2008, da quando è stato l'ultima volta che è stato presidente, al 2016 adesso? E qualche cambiamento c'è cioè naturalmente, è naturale che ci siano dei cambiamenti perché è passato otto eh, diciamo anni e, e quindi le persone sono cambiate, il modo di, di andare in bicicletta è cambiato, è più moderno, le manifestazioni sono svolte in un altro sistema, tutta una serie di cose che praticamente danno lustra alla, alla nostra associazione. Come numeri diciamo che siamo un po' in più, più ristretti in questo, in questo periodo, però bisogna accontentarsi perché ci sono ancora delle, delle manifestazioni intitolate diciamo, che, che ci portano dei numeri abbastanza sostanziosi. Possiamo guardare in modo positivo al futuro? Io penso di sì. E anche se diciamo, la, la dirigenza è un po' di, di un'età avanzata. Però si spera, si sta lavorando per far sì che riesca, riusciamo a mettere all'interno qualche, qualche giovane. Giovani ci vuole della gente che ha un'età, un, un non un ragazzo. Mettiamo. Però ci, ci, ci dovrebbero essere dei cambiamenti importanti fra qualche, fra qualche mese. Ci sono, perché sappiamo che ci sono, magari vogliamo lanciare un appello a chi avesse disponibilità, tempo e voglia magari di farsi presente a voi. Qualche d'uno ci sono, però è, approfitto di questa situazione per lanciare un appello alle società che fanno parte della nostra associazione di riuscire a mettere in campo delle, del, del, dei personaggi che sono giovani e che hanno voglia di fare. Luca Vannucci, delegato allo sport per il comune di Prato, la serata per festeggiare il ciclismo WISP. Pratese, sicuramente l'infa vitale per la vostra amministrazione. Sì. Tutto lo sport è l'infa vitale, perché lo sport è l'infa vitale non per l'amministrazione ma per la città. Sicuramente il ciclismo è uno degli sport più importanti non solo a Prato, ma a livello nazionale e non solo a livello mondiale. La WISP fa un grande lavoro sul nostro territorio. Veramente eh, i dirigenti WISP vanno, li ha va fatto un elogio per come gestiscono, per l'impegno che mettono. Non ci scordiamo che sono tutti volontari, tutti totalmente volontari. E questi veramente fanno de, delle iniziative importantissime, delle iniziative che sono vicini a, a, diciamo, alle iniziative più importanti dei cicloamatori qui sul nostro territorio, dalla Prata Betone a tutte le altre. E questo da parte dell'amministrazione può essere solamente un orgoglio e un ringraziamento. Un ringraziamento e cercare di stare più vicini possibile a queste persone perché questo possa continuare nel tempo, perché veramente è una risorsa importante per il territorio pratese. Possiamo dire una sezione della WISP del ciclismo, ovviamente, è quella riservata al cicloturismo, e quello forse coniuga nel modo migliore lo sport, il turismo e il conoscere il territorio e i prodotti del territorio. Cosa chiedere di più? No, penso che abbia detto abbastanza lei, si è fatto domanda e risposta. Eh, lo sport è veramente quella, è quella cosa che si può, abbinare, che si può abbinare a tante altre iniziative, fra cui il turismo, lo sport sociale, lo sport salute, lo sport integrazione, lo sport turismo, perché è sul nostro territorio abbiamo veramente la fortuna di avere società, di avere enti come, il, come la WISP che su questo ci lavorano in maniera forte. Eh, e durante l'anno a, a, a fare dei conti sono migliaia e migliaia i turisti che facendo sport vengono sul nostro territorio. Per, eh, questo è molto apprezzato da, a tutti i livelli, dagli dal mondo degli, degli albergatori alla ristorazione e a tutto quello che, che ne deriva. e Noi abbiamo un bel territorio perché poi Preato non è solamente Prato legato a se stesso ma... È tutta la provincia, noi abbiamo anche una provincia piccola, diciamo abbiamo una città provincia, perché è veramente è una provincia che in pochi chilometri ci sta tutta. È una provincia però che è tutta da scoprire, è veramente bella. La città e la provincia. A conclusione della serata Giampaolo Mancini, il presidente provinciale della Lega Ciclismo. Una tradizione abbiamo detto anche all'inizio questa serata. Proviamo a tracciare un bilancio di quello che è stato il 2016 per la provincia pratese. Allora, eh, questa è un po' la conclusione, il clou di tutta l'annata, appunto, con le nostre società, con i nostri tesserati. È una serata che ormai da tantissimi anni è la nostra tradizione, e invitiamo appunto le nostre società e i nostri tesserati per, un, per, un, per ritrovarsi un po' tutti insieme. Niente, l'annata la, posso dire è andata abbastanza bene, con le problematiche purtroppo che abbiamo avuto con il maltempo, perché purtroppo il maltempo quest'anno ci, ci ha disturbato molto, perché noi soprattutto parliamo di cicloturismo e quando parliamo di cicloturismo... Eh, mentre a livello amatoriale eh, sono più portati anche se piove, anche se è tempaccio magari ad andare a correre il cicloturista che la mattina si alza, vede che è nuvolo o piove o rientra a letto o pensa a fare altre cose invece di andare in bicicletta, quindi alcune manifestazioni purtroppo non hanno avuto il successo che, che meritavano però in complesso mi posso dire soddisfatto di questa annata. Le società anche a questa serata rispondono in modo positivo perché è anche un modo per incontrarsi, per fare il punto della situazione e ricaricare le batterie in vista dell'anno nuovo, del 2017, però lo possiamo dire che il Movimento Pratese tutto sommato sta bene. Sì, io penso che sia bene, a dire, dire eh, bene 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 non si può dire che c'entra, eh, le cose sono sempre migliorabili e perfettibili, però io penso che stiamo andando discretamente, sono ormai tanti anni che abbiamo un trend, un trend positivo, le nostre società organizzano, organizzano con passione veramente e l'unico settore che non riusciamo a riportarlo a livello di alcuni anni fa è il settore amatoriale perché purtroppo diverse società un po' per le problematiche ci sono nel mondo amatoriale e perché forse ci sono anche troppe gare nello stesso giorno e allora chi organizza si sente un po' penalizzato ma spero, spero di, che riusciremo. In, è tanto che ne parliamo anche a livello regionale di riuscire un giorno forse a fare una gara al sabato e una domenica per dare modo appunto la soddisfazione a chi organizza una manifestazione di avere un numero sufficiente di, di, per, per, per la riuscita della manifestazione. Quindi, come ripeto, nel settore amatoriale anche quest'anno è fuori del campionato provinciale del quale ringrazio sentitamente la CEA MURLO nella persona soprattutto di Mauro Nesi che ci hanno organizzato il campionato provinciale. Il prossimo anno ce lo organizzeranno ancora nel mese di aprile, però per il resto non riesco a trovare altre società che organizzano eh, manifestazioni amatoriali. Però insomma nel, nel complesso stiamo andando bene. Non è la prima volta che Mancini dai nostri microfoni tra virgolette denuncia questa scarsità di coordinazione. Il movimento sicuramente in Toscana a livello generale va più che bene, lo dimostra che ci sono più gare, ma non è davvero possibile trovare un modo per coordinare i vari comitati. No, è un discorso di, 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 di riuscire a mettersi insieme. Io ormai da tanti anni fanno parte, faccio parte anch'io del Consiglio regionale, cerco di dare il mio apporto, però eh, si va un po' a cozzare con quelle che sono un po' le tradizioni ormai consolidate de, de, del mondo amatoriale toscano e io spero vivamente che in seguito, anche con l'aiuto con l'aiuto delle stesse società, perché io penso che anche le società avrebbero piacere di dire oggi organizzo la gara, mi partono 250-300 oritori, non è per un discorso nemmeno economico di guadagnarci o meno, perché a, a, a organizzare le gare non si guadagna, si fa per passione, però la, la, la riuscita di una manifestazione è anche nel numero dei partecipanti e nella bellezza della manifestazione, quindi io mi auguro di... A, a forza di battere su questo tasto che piano piano riusciremo a, a fare qualcosa. Domanda personale da ignoranti del mondo amatoriale, non esiste un organo extra, extra provinciale, regionale o che so, nazionale che possa coordinare tutti questi vari comitati? No, no, ma a livello regionale è che, che, che si impongono delle, delle regole, è lì, è a livello regionale che non riusciamo a convincere tutti a queste cose perché no, no, a livello regionale le, le linee guida vengono dettate lì poi l'annata va avanti con le linee guida che è detta il regionale è appunto da lì che dovremmo riuscire a partire per, per cambiare qualcosa Siamo ormai a fine anno un'occhiata a quello che potrebbe essere il 2017, una piccola anticipazione ci è già stata data con sempre il campionato provinciale organizzato dalla CA Montemurro cosa aspettare poi da questo nuovo anno? Da questo nuovo anno noi aspettiamo un'annata un positiva sempre per il cicloturismo perché le nostre società ormai sono, sono ben fondate sul mondo del cicloturismo, tant'è vero che abbiamo società come la Viaccia, come l'Avis che organizzano manifestazioni a carattere regionale ormai da tanto tempo, organizzazione bella di, di manifestazioni importanti e quindi mi aspetto un'annata positiva, poi abbiamo sempre l'Avis che organizza una, penso, una delle più belle manifestazioni saluto in Italia di mountain bike che è la piazza a piazza e anche lì è un vanto, un vanto sia della società ma è un vanto anche della nostra lega, del nostro comitato quindi io mi auguro un'annata positiva ecco